Si parte dall'uno, perché è l'uno, qui abbiamo un quando, passato, presente e futuro. Andiamo subito sul futuro, così, no? Senza accorgermi. Oh, quando seppellirò senza accorgermi. Quando seppellirò senza accorgermi sarà un buon momento, perché io invece rimango attaccato a tutte le piccole cose e tengo e accumulo oggetti e ricordi inutili, peraltro. Spesso e volentieri autobiografici, convinto che in un futuro faranno un museo, una casa museo con il mio studio, con le cose. Quindi quando seppellirò senza accorgermi sarà opportuno. Vediamo il passato se ci fa ragionare meglio. Chi ho scordato davanti a tutti in solitudine? O in solitudine. Chi ho scordato davanti a tutti? Il testo delle canzoni, naturalmente. Una volta ho fatto, anni fa, ho fatto un concorso. Io non sono molto, diciamo, abile nei concorsi, nella competizione non fa per me, lo dico anche un po' di qua. La competizione non fa per me, ed ero a questo concorso omaggio a De André, e portavo una canzone molto importante con un testo molto forte, e proprio sull'attacco ho avuto un vuoto di memoria. Non ho vinto io. Come, ritorniamo al presente che l'abbiamo saltato, come leggo per colpa sua? Per colpa sua, cioè di nostro Signore, so che siete tutti atei, ma comunque, per colpa di nostro Signore io ho un tipo di lettura del mondo tutta mia personale che mi fa sentire sempre in esilio. Non so se avete mai percepito questa sensazione di essere, di vivere in un luogo dove però siete come se foste all'estero, in una comunità che non vi appartiene. Lorenzo? Sì, ha fatto una faccia, diciamo, di approvazione, ma in realtà non ha capito cosa ho detto. Bene, andiamo oltre. Dove prendo treni più spesso? Qui. Invece quasi mai quelli importanti, quelli lì li perdo tutti. Allora io tornerei sul futuro per lasciarvi con una speranza di futuro. Perché suonerò? Ecco, siamo qui, però potrebbe chiudersi la domanda. Perché suonerò? Intanto vi faccio vedere anche il maglio, che è bello, perché qui siamo alla ex Breda. Guarda che posto. Perché suonerò? Questo se lo chiedono in tanti. Perché suono in realtà? Per finta. Come per finta? Perché suonerò per finta? Beh, potremmo metterla in questo modo. La verità vera, la sincerità vera sul palco è ben accetta, ma non deve essere nudità. Cioè, comunque sul palco bisogna indossare una maschera, questa almeno è la mia personale opinione. Una maschera sincera, ma una maschera. Non si può andare sul palco e denudarsi completamente, ciò imbarazzerebbe per primo il pubblico e poi naturalmente anche se stessi. Quindi una maschera va indossata, ma non è una brutta cosa per il palco, è giusto, è corretto. Ho finito gli uni e quindi io farei, tiro giù un passato che ho suonato, un presente che mi diverto e ci sta bene insieme a ho suonato, e rifiuterò. Ho suonato, mi diverto, ma rifiuterò tutti quei contratti capestro, tutto quel commerciale che continuano a offrirmi, che continuano a chiedermi: vieni a fare, vieni a vincere X Factor, vieni a Colorado, vieni a farci la sigla di Zelig, vieni da Fazio che lui ti presenta, ma io no, io rimarrò nell'underground. Che pirla. Il presentatore non ci deve essere, perché noi facciamo un tipo di intervista differente, lo dico anche agli amici a casa, che non prevede il presentatore, del resto tra l'altro chi se ne frega il presentatore.